alle attrattive turistiche di ogni tempo, il teatro greco, gli avanzi del tempio di Diana e le altre vestigia dell'antica grandezza, Siracusa ha aggiunto oggi il richiamo di una competizione sportiva a carattere nazionale. 6 gare in programma per equipaggi esordienti, non classificati e juniores. Gli esordienti suscitano per primi l'interesse degli spettatori. Ecco il 4 Iole dello Stabia, che vincerà 2 gare. La prima sui 1500 metri e la seconda sui 2000. La prima gara si era risolta in una netta affermazione. Al traguardo 22 secondi separavano lo Stabia dal Marsala, secondo classificato. Invece nella seconda prova sui 2000 metri, questa che vediamo, i giovani stabiesi precederanno di poco i vogatori del Kral Difesa Esercito di Roma. Dall'ansia degli spettatori si indovina il finale appassionante. Lo Stabia ha vinto per 2 soli secondi. A ripagarlo della doppia fatica, doppia razione di applausi. Ultima gara, Iole a 8 vogatori juniores. Appassionante duello a bordo fra l'equipaggio della Rogero di Lauria e quello della Stamura di Ancona. La Coppa Città di Siracusa, messa in palio dall'azienda autonoma per il turismo, andrà per la seconda volta alla Rogero di Lauria. Ecco il bruciante finale. L'incitamento dei timonieri è moltiplicato dagli spettatori. I siciliani riescono a conservare il lieve vantaggio di 2 secondi davanti ai marchigiani. Sportivi puri al 100% i canottieri. Gli applausi non fanno distinzione fra vinti e vincitori.